Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a Viareggio. Eccoci qua, siamo a Viareggio, una puntatella in esterna perché andiamo a trovare l'amico Giacomo della gioielleria Pasquali Domenici, che è parte ufficiale del canale. Andiamo a vedere un pochino le novità del mese, qualche orologino qua e là. Ci abbiamo portato anche purtroppo l'amico Piero perché anche lui ha diritto a svagarsi un pochino ogni tanto e allora lui ci piace portarlo in giro, vero Piero? Infatti sì, se non fosse per te sarei sempre chiuso in studio, no? E non mi godrei la vita. Il suo bellissimo studio, il giardino degli inchiostri, che c'ha un'insegna grande così, ricordatevelo. Bravo, bravo, bravo Davide, bravo Davide. E che orologio del giorno abbiamo oggi, Piero? Dunque, questo è un regalo di mia moglie per il mio compleanno. Che è quella là sullo sfondo che sta camminando. Sì, che si vede, no? Allora, questo è un quarzo, ti avviso già, eh? È un quarzo. E vai. Vado? Vai. Gaga a Milano. Ma non ci posso credere. Sì, e ti dirò che mi piace tanto. Un quarzone Gaga a Milano. E ti giuro, mi piace tanto. Ma tanto, tanto, tanto. Allora, dovete sapere che è stato tutto il tempo in macchina col caldo, con la felpa per coprirsi l'orologio, non farmelo vedere fino all'ultimo, e finalmente me l'ha fatto vedere. Io non so. Come faccio sempre, mi nascondo. Proprio. Invece il mio orologio del giorno è questo. Guarda un po' che stile diverso che ho io. L'Hamilton Intramatic, cronografo a carica manuale, con il suo bel cinturino in maglia milanese, che è tutto un dire, molto glamour. L'ho rimesso il suo originale in maglia milanese. Ci piace? Sì, ma il mio Gaga Milano è più bello. C'è l'accento sulla A, quindi è Gaga. Io speravo che stare un po' con me imparassi il gusto. Ma me l'ha regalato Monica. Bellissimo, è un bellissimo orologio. Ecco, bravo, bellissimo, bravo, orologio. Bravo. Vabbè, io da quello che so non ci sono novità grandissime, ma c'è qualche estensione di gamma interessante. Soprattutto è arrivato il Doxa Sub 200T da 39 mm, che mi garba assai, voglio vederlo. E poi cosa facciamo? Facciamo il solito caffè, no? Eh sì, prima caffè. E poi magari diamo un'occhiata anche agli orologi usati di Giacomo, perché ora c'è anche di usati. Eh sì. Ma anche l'altra volta ne aveva qualcuno veramente bello, interessante. E le scarpe rosse ti piacciono? Molto. Pago io, eh? Sì. Voto sì. No, non ci voglio credere. Io stavo andando a chi l'ha visto per sapere i miei bella. Amici. Oh. Ciao! 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 Il capitano Nostromo è già. Eccolo là, è arrivato. Capitano Nostromo. Capitano Nostromo, no? A luglio ti vogliamo vedere vestito così, eh? Sto cercando una papalina leggera. Visto, te l'avevo detto io. Permesso. Allora amici, siamo qua dentro la baracchetta degli orologi, come al solito, con l'amico Giacomo. E guardiamo le novità, le più che altro le estensioni di gamma che ci sono, perché vere e proprie novità non ci sono, però vedo dei belli orologini che... Sì, anche perché stiamo aspettando tutto il resoconto di Ginevra, della Fiegia. Per vedere poi le vere effettive novità, qualcosa online magari i nostri amici stanno già vedendo. Allora io inizierei con un orologio che in tanti stavano aspettando, che molti non sapevano nemmeno che uscisse e che noi qua ce l'abbiamo, e che è uno di quelli che mi porto a casa per fare anche una recensioncina, una panoramica di quelle simpatiche, perché è il Doxa Sub 200T. Oh, che qua abbiamo in tre colori. Ah, intanto va detto che ci sono una marea di colori, ragazzi, che non ve lo potete nemmeno immaginare, più l'abbinamento col cinturino in caucciù, sì. E poi ci sono anche quelli Soleil delle stesse versioni, con quadrante Soleil, oh mamma mia, ce n'è un sacco. Qua abbiamo un blu, un nero classico e un arancione che per Doxa è classico. Praticamente questa qua è la cassa del 300, però portata a 39 mm, che poi però viene chiamata 200. È un mistero della scienza, però è così, veramente... Probabilmente i 39 mm faranno felici la maggior parte degli amici, perché un diametro più contenuto è sempre bene accetto, no? Però va un po' anche misurato al polso com'è, perché il 300 da 42 mm e mezzo è considerabile un gran bello orologio che sta bene su tutti i posti, d'altronde è un diver. E
poi è un 42 con un 45 di lag to lag, che è veramente contenuto come ingombro. La maggior parte del diametro, diciamo, di questi orologi è dato dalla cassa a cuscino. Se poi te guardi la ghiera qua così è più contenuta. Infatti sono curioso di fare una recensione proprio per vedere come sta il polso, quali sono i risultati veramente sul polso. Va da sé che però per la maggior parte delle persone che hanno i polsi piccoli, non aspettavo altro che uscisse un dorso più piccolo. Sì. Quello. Infatti va, no? Sì, sta andando, abbiamo già cominciato a venderli. Qui non vedete ovviamente, come ha detto Davide, le versioni Soleil. La vera novità sul Soleil è un quadrante verde inedito, perché su nessun modello di Doxer era mai stato fatto. Io però, essendo un diver, soprattutto un diver tradizionale che arriva dalla vecchia scuola, se si può dire così, le preferisco sempre con questi colori un pochino più opachi. Però è poi una questione di gusti. Ma certo. E poi ragazzi, ci abbiamo sempre da 39, perché vogliamo parlare, però iniziamo da quelli da 39, dai, 39 mm di diametro cassa. Questo qua è un orologio che va per la maggiore sicuramente, è il King Seiko da 39 mm, eccolo qua, spettacolo. Sì. Leggermente più grandino della versione ovviamente che eravamo abituati a vedere, che era quella da 37, però questa è veramente particolare. Al di là poi delle dimensioni della forma della cassa, notiamo anche la differenza dell'attacco del terminale del bracciale sulla cassa, è leggermente diverso. L'altro è una mascherina integrata, questo invece è un attacco diritto, lascia un pochino di spazio. Ah, ma c'è anche nero? Sì, sono un po' le differenze tra questa e la versione precedente. Oddio, il blu, io sono sempre per il nero, no? Però il blu in questo caso è veramente un blu... Sì, bello, un bel punto di blu accattivante. Tra l'altro con questo indice un po' cangiante, se vogliamo definirlo così, un po' luminescente, rende molto bene. Dai, King Seiko, sono sempre King Seiko, però guarda qua che spigoli che hanno. Guarda qua, ora. Le finiture, quale satinature. Guarda qua, di che cazzo stai parlando? Hai capito, per noi questo qua è porno, appunto, me ne sono accorto. Ci piace, King Seiko ci piace, il calibro è il 6R55, che ha più riserva di carica rispetto al 35. Bello, si legge anche bene, guarda qua. King Seiko, io preferisco la 39 rispetto a quella 37 che feci la recensione, sul mio polso sta meglio la 39, perché 39 in teoria sta bene su tutti i polsi, piccoli e grandi, eh? Poi io direi di passare a... Vai a casa, a gusto tuo. A gusto mio. Il primo che mi colpisce, lo dico, perché mi sono sempre piaciuti, gli Unghans, il Meister Chronoscope. Meister Chronoscope. Senti come si pronuncia la tedesca. Bravo. Allora, nessuna variazione a livello tecnico. No, però... È solo ovviamente una novità cromatica che hanno aggiunto in catalogo, però devo dire che mi stupiscono sempre per come riescono a lavorare sull'abbinamento colori. Piccole cose, piccoli dettagli, ma che fanno la differenza. Praticamente qui abbiamo un quadrante che è grigio-azzurro, io non so, azzurro non lo è, però tende, c'è qualche punto di azzurino, ce l'ha. Grigio con i degradi nero, però ci sono i crateri al centro, che sono i tre sottocontatori, che sono neri e vanno a riprendere il bordo, più quelle sferette gialle che danno la sportività. Guarda che spettacolo è, guarda, metto così, guarda, turrup, la profondità dei contatori. Sì, cratere veramente particolari. Facciamo partire, diamogli anche un po' di vita a questo orologio. Chiaramente questo qua è il calibro è 77-50, no? È derivato da 77-50, lo si vede. Sono poi loro capaci di sfinare la cassa in quel modo da farla svasare, in modo da farlo sembrare meno spesso al polso. Il cronoscopo è veramente bello, con questo bracciale così a stanghette, a segmenti, bello. Viola, ecco, quasi viola al punto, ci piace. Come è promosso? E poi in mano cosa c'è? In mano ho un altro Junghans, siamo abituati a vederlo nella variante cronografica. Questa invece è una versione solo tempo, la versione sport. Versione solo tempo col The Date, però veramente particolare, perché è un orologio come struttura ovviamente più massiccio, più strutturato rispetto al Master Chronoscope, però devo dire solite capacità di Junghans di svasare il fondello, sicché nascondere l'effetto spessore,
Addirittura in questa versione solo tempo si accentua ancora di più questa particolarità. A me sinceramente è un orologio che è piaciuto tantissimo. Fondello chiuso, strano, uno Yungas col fondello, sì. Il Meister S, questa è sì. La... Anche questo qua ha lo stesso gioco di colori del quadrante di quell'altro, vabbè, tonalità diversa, ma il degradé sul bordo, sul rio, è veramente elevato. Orologio veramente, veramente bello. Se vuoi far vedere, se riesci, sul polso, come figura, è incredibile. Te lo apro prima che... Bravo! Sì, questa tra l'altro è una chiusura particolare perché ha la chiusurina battente. Allora, c'è la chiusura praticamente a farfalla, però con la sicura, che non sono tante. Perché in effetti a volte si sganciano quelli. Sì, questa è una bella cosa. Aspetta. Oh! Perché tutti sono abituati a guardare a prendere in considerazione come solo tempo Max Bill, no? Che è tutta un'altra roba, un'altra storia, proprio veramente l'espressione massima del Bauhaus. Bauhaus, bravo Piero. E questo qua invece è sportivo, sa su perché, eh? Magari è un po' grandino, però è quello che vuole essere. Sì, è così. Però ecco, la particolarità, se riesci con la camera a farlo vedere in sezione, perché sul polso è veramente incredibile, riesce a mascherare totalmente lo spessore dell'orologio. Sembra sottilissimo, guarda qua. Ci sta, eh? Sì, veramente bello. Bello il bracciale, ben integrato con la cassa. Va bene, pur essendo qualcosa di differente dallo stile Bauhaus, riesce sempre a essere sobrio, eh? Chiamate l'ambulanza. Oh, dopo gli Yungas, che si meritano tutto lo spazio che possono, perché sono orologi veramente validi. Ho sempre avuto un debole per gli Yungas. Ho fatto anche un video story particolare, tutta la storia di Yungas. Villa Elvetta, sono finalmente arrivati i Villa Elvetta Colmar. Oh, e qua li vediamo. Praticamente Colmar cosa sarebbe? Sarebbe quella ditta che fa i piumini, la famosa ditta. Sì, fa piumini, fa ovviamente tutto quello che è l'abbigliamento, solitamente da sci, però oggi è diventata, per gli sciatori, ma oggi è diventato un brand tutto tondo e diciamo che produce tutto quello che è abbigliamento sportivo, estivo e invernale. Praticamente qua abbiamo i tre colori che, cioè, diciamo, la è perfetta. Sono edizioni speciali dedicate alla collaborazione con la ditta Colmar. Quindi utilizzano gli stessi colori dei più rinomati della ditta, no? Due particolarità. Intanto che i colori sono i soliti che poi trovate anche nell'abbigliamento, in quelli che sono i giacchettini Colmar. Ma la particolarità è che i cinturini sono fatti con il tessuto con cui vengono fatti i giacchetti. I piumini. Sì. È lo stesso tessuto, infatti, e tra l'altro anche il motivo, queste piccole imbottiture che ritrovate come motivo sul cinturino, è la stessa imbottitura che trovate sul piumino. Particolarità, la difficoltà di ricevere questi orologi, o meglio di produrli, è la quantità di materiale a disposizione per fare i cinturini, perché le passa l'azienda che le produce anche per l'abbigliamento, ne ha passato un quantitativo e una volta ovviamente finito dovremo aspettare la prossima produzione di tessuto che andrà a creare l'abbigliamento. Sì, che ecco, non è tutto così scontato, a volte non si pensa che sia tutto semplice. Ah, c'è anche il fondello, aspetta, lo prendiamo su quello verde. Il fondello dedicato alla collaborazione. Scusate, vi ho celofanato tutto il bianco perché poi deve stare in vetrina per un problema ovviamente di polveri, cose varie, preferiamo plastificarli. E, ecco, sì, siccome la Colmar è specializzata in abbigliamento anche per sciatori, allora era carino riportare dietro questo sciatore stilizzato. Oh, tecnicamente parlando, il modello è il Jumbo Star solo tempo. Sì. Quindi 41 mm di diametro cassa, il calibro è l'Anderon 24, che praticamente è la stessa architettura dell'Etta 28-24. Insomma, come orologio lo conosciamo già, è solamente in questa nuova versione così in collaborazione con la Colmar che è da prendere in considerazione. Tra l'altro ti dico la verità, in questa versione cinturinata sembra anche più piccolo del normale, le dimensioni. Ovviamente ci sono tutti i vantaggi di essere una cassa che è già stata presentata in altre sfumature, sicché per chi poi un domani volesse aggiungere un bracciale
basta acquistare il bracciale del Giambo Solo Tempo e potete ovviamente modificare l'orologio. No, a dire la verità, sai cosa c'è di bello? Che questo, che cinturino così che gonfia, no? Che fa spessore, me lo trasforma in un altro tipo di orologio. Sì, lo vedi? Sì. È molto particolare, guarda, è proprio bello. Sì. Allora, personalmente le collaborazioni, che poi possono essere di vario genere, perché le collaborazioni possono essere o con prodotti che comunque siano il suo grande seguito al di fuori del mondo dell'orologeria, in questo preciso esempio ovviamente abbiamo la Colmar che fa abbigliamento, ma ne abbiamo viste tante nel mondo dell'orologeria, con le automobili, con le moto, addirittura con i cantanti, con i personaggi, con addirittura i film. Abbiamo visto poco tempo fa l'Hamilton in collaborazione con Dune. A me sono tutte collaborazioni che piacciono e interessano molto. Perché? Perché vanno a fondere insieme due mondi totalmente diversi e ovviamente possono travasare quelli che sono gli appassionati dell'orologeria verso un altro settore e viceversa. E non ci scordiamo ovviamente, non ultimo, l'Eberhard Tex. È vero. Sì, che ecco, sono tutti quei prodotti che sono molto interessanti. Ora, a proposito di Eberhard, no, che l'hai citata, abbiamo sì. Una novità di Eberhard. Una novità di Eberhard che penso che piacerà molto a casa. Allora, questo qua è il Eberhard Extra Fort Vitré. Vitré è il suo nome. Il suo nome Vitré praticamente è un'estensione di linea, è un colore quadrante differente e soprattutto anche il cinturino in coccodrillo bianco. Coccodrillo bianco. C'è la plastica sul vetro? C'è la plastica sul vetro? Sì, c'è la plastica. Che vedeva un'opacità. Sì. Facciamolo vedere un attimino per venire. Guarda là come si è acceso il quadrante. Sì. Eccolo qua, è un colore, è il classico turchese che va di moda, in un punto però particolarmente acceso di questo turchese. No, questo non ha niente a che vedere col turchese, ve lo dico, mi sembra più un celeste. Sì, ora della camera qua sembra turchese, visto dal vivo è veramente chiaro. Sì. È un celeste, e... allora devo dire la verità, l'orologio è perfetto, anche perché è un cronografo 39 mm. 39. Quello che ovviamente si metteva un pochino in discussione dell'extra forte era il diametro, perché era un pochino grande, soprattutto sulle tendenze, rispetto alle tendenze del momento. Che 39 mm, perfettamente centrata la misura, orologio veramente ben bilanciato. Sinceramente io avrei messo un bel cinturino blu scuro, secondo me era un abbinamento un pochino più gradevole. Il bianco secondo me tende un po' a stufare. D'estate però fa il suo perché. D'estate fa il cioè, suo perché. Sei abbronzato col cinturino bianco è tanta roba. Sì. Poi c'è uno ce lo può cambiare. Infatti, quello che dicevo, ovviamente il cinturino bianco, soprattutto il coccodrillo, tende a sciuparsi velocemente per via ovviamente della colorazione. Però ecco, come diceva Davide, niente che non si possa cambiare o modificare o addirittura ancora meglio personalizzare. Tecnicamente parlando c'è la corona vite, ragazzi, corona vite, 50 metri di impermeabilità, ma la corona vite che è una sicurezza in più. I pulsanti avranno la doppia guarnizione, credo. Il calibro è il 77-53 perché hai due contatori messi così, quindi derivato dal 77-53. E anche ben decorato, secondo me di un livello abbastanza elevato questo calibro qua. Dalle decorazioni si direbbe di sì. 39 mm, sono riusciti a stare nei 14 di spessore, che è abbastanza buono per un cronografo con 77-53. Quindi, e poi fa un pochino il verso, no? I contatori a contrasto del quadrante, il verso è panda, diciamo, però con due colorazioni differenti. Bello, ci piace questo qua, dai, promosso. Bello, soprattutto bella la decorazione del calibro, mi piace, dai. E poi abbiamo abbiamo tutta una serie di Hamilton sì. Performer. Sì, Performer hanno fatto un'estensione di linea, avevamo già visto in questa misura, però con altre 36. Colorazioni, 36, ora ha fatto un'espansione di linea qua, giocando anche un pochino sulle colorazioni. Gli orologi sono molto carini, ovviamente per un pubblico o femminile o per chi ha un polso non tanto grande. Come possiamo vedere hanno aggiunto anche un rosina, sì. Giusto così per accontentare anche il gentil sì. Sesso. Sì, ma è un rosina che però, insomma, sì. Sì. È un rosa, vabbè, non è un rosa... No, non è proprio quel rosa accesi. È elegante, è un rosa sì. Elegante.
verde che va di moda, e poi il blu che chiaramente è il mio preferito perché io sono una persona sobria ed elegante. Sì, quell'altro blu lì, tra l'altro l'avevamo già visto sulle altre misure, ora l'hanno allargato anche su questa, è un orologio veramente bello. Che è il classico calibro H10, no? Automatico, che è una garanzia di, solitamente è una garanzia di precisione. Statisticamente parlando, sono precisi, i calibri che utilizza Emmett. E poi, in ultima analisi, come si suol dire, mi è rimasta a mano una. Pellicolina. In ultima analisi, questo qua verde, che roba è questo qua verde? Questo qui è una novità che è uscita qualche settimana fa, è un'espansione di linea, non è altro che un Orkane Ah, oh, infatti non l'avevo mai visto io. linea famiglia Adventure e è un Chrono Sport molto bello, hanno voluto renderlo un pochino più elegante con l'aggiunta della ghiera in oro 18 carati, 18 carati. sì, a contrasto con questo quadrante verde, loro dicono che praticamente la definiscono una lavorazione Norcane. La lavorazione è una stampa carbonio Ah, su ok. sfondo verde, come puoi vedere Sì, la sì, trama sì. ricorda quella del carbonio. Ovviamente da precisare, non è un quadrante in carbonio, è una stampa che ripropone il motivo del carbonio. Però il calibro cosa sarà? 77-50. Eh sì, la disposizione dei contatori è questa, day date, nella versione day date. E adesso lo apriamo così guardiamo un attimino sotto cosa dice. È tutto pericolato. Si vede una minchia. Puoi spericolare. Era già quasi spellicolato. Eccolo qua. Anche questo qua è abbastanza decorato. Non tanto quanto l'Eberhard, che mi sembrava più decorato. Limited, è una limited edition, uno di Sì, 100. allora questo qui è un 100 pezzi mondo, che è una tiratura veramente, veramente contenuta. L'orologio, tra l'altro, a mio parere, avendo l'oro anche un prezzo abbastanza interessante. Ve l'abbiamo voluto vedere, un 41 mm, che per essere un crono anche con una buona 41 portabilità. è buono, 41 Sì. soprattutto perché c'ha 100 metri di impermeabilità, c'ha la corona a vite E i pulsanti no. e i pulsanti no, sono finti. Sì, era, allora questo qui era un dettaglio che avevo contestato già alla Norcane, perché se mi fai un pulsante con una vite, non può essere solo diciamo un dettaglio estetico, ma deve essere funzionale, se no lo fai liscio Eh sì, e tanto i 100 metri sono garantiti. Cioè, se ti dice che sono sì, 100 metri, sono 100 metri. 100 È metri, inutile che no, mi fai il disegnino qua per dirmi, oh, sono 100 metri, ma ci crediamo che sono 100 metri, quindi. no, ma allora, il discorso è che effettivamente i pulsanti a vite si mettono su impermeabilità maggiori, su 100 metri non ha senso, addirittura spesso e volentieri con i 100 metri non servirebbe neanche la corona. Sicché, però, ecco, se mi metti un dettaglio che ricorda una vite, sarebbe più gradito che lo fosse veramente. Vabbè, però Però le finiture sono veramente di primo ordine. Guarda qua che satinatura. Bello. sì, loro a livello di finiture lavorano bene e sinceramente, secondo me, come prezzo, essendoci loro, è adeguato. Però ecco, nel complesso l'orologio è molto molto bello, a me è piaciuto tantissimo. Ma sì, ci sta, eh. Beh, ci sta, bello orologino. Soprattutto vederlo dal vivo così, fa dei riflessi bianchi, il quadrante, eccolo lì, tac, tac. Bello, ci piace. Sì, tra l'altro loro lo avevano allestito anche con un cinturino nero in gomma, io l'ho scelto braccialato, mi sembrava un pochino più Sì, completo. molto, molto carino. Dai, diciamo che qui abbiamo finito, adesso andiamo a dare un'occhiatella a qualche orologino in giro, Piero, cosa dici? Sì, A sì, sì. te garba l'idea. Assolutamente sì. Vai. Allora, io voglio provare un Caravaggio, un numero 4. Quello nero non c'è già più. No, non c'è più il nero, non c'è più il marrone, sono stati venduti, sono già stati ordinati e devono rientrare. Quello verde prima di provare, quello bianco, sai che quello bianco rimane un po' indietro, eh? Sì, quello bianco sì, soprattutto per il dettaglio dell'indice e del numero che si perde un pochino sullo sfondo del quadrante. Era forse preferibile un pochino più il contrasto. Francesco, come ci aveva detto, l'ha accentuato sulle sfere, ma poi non lo ha Ah. accentuato su tutto il resto. Secondo me un pochino più di contrasto poteva giocare a suo favore.
39 mm, come il mio MC72, praticamente eccolo lì, ci sta bene così. Mi piace quando lui fa queste ghiere zigrinate così, a me piacciono tanto, perché chiaramente ha vinto, ragazzi. Guarda qua, È questo qua, bello, nero bello. così, è verde, non è nero. Perché dici verde? Perché dici nero? Sembrava nero. È verde, si vede che è E verde. col riflesso se lo muovi sì. È verde, però Sennò se lo sembra muovi, in nero. certe situazioni sembra nero, quindi. Francesco è un grande, veramente bello, eh? Bello, bello, C'è un bel contrasto. Va bene, questo qua è promosso perché l'avevamo già promosso, perché poi se no Francesco ci dà. Se diciamo che è bocciato. Io devo dire la verità che questo verde mi ha stupito perché Francesco nelle scelte è sempre molto classico. Invece questo verde è veramente particolare e bello, proprio il punto di verde che ha scelto. Ciao Francesco. Va bene, io direi. Allora, Usate, usate. tanto per spoilerare qualcosa ai nostri clienti, devo dire che nelle novità generali che ho visto fino ad oggi, perché io le ho già viste, ovviamente tante le sto già acquistando, e poi dopo ovviamente arriveranno tutti nei mesi a seguire, Querry Sublinos ha veramente Ah, tirato fuori dal cilindro della roba ma non ce bellissima. l'abbiamo ancora qua. No, arriveranno tutti, tra l'altro c'è ancora un po' di Io embargo, me lo si ricordo, chiede. mi sembra uno con i piccoli secondi, vero? Uno coi piccoli secondi, sì, diciamo una rivisitazione del Lonsdale e qui ci sarà Sì. veramente da Appena divertirci. arrivano ma intanto ora faccio vedere un po' di quelli usati che ti sono Sì, entrati. mi è entrato un po' di usato, ve lo faccio vedere al volo. In anteprima qualcosa è già sistemato, qualcosa è ancora da mettere a posto, però ve le mostro già. Addirittura qualcosa non ha neanche bisogno di essere toccato perché è perfetto. Allora, partiamo con due gemelletti della solita marca, due praticamente due Edox. Ah, c'è un Edox Sì. Skydiver, questo qua da 42. Sì, un bello skydiver e un bell'hydro sub. Addirittura guardate che lavorico, è già tutti comprensivi di plastichette, non plastichette, ora vediamo. Hydro sub blu e skin diver sono tutti e due orologi in tiratura limitata. Sì, ecco, numerati. Questo addirittura ha il suo secondo cinturino in dotazione. È la versione da 42 con la lunetta in bronzo. L'hydro sub lo conoscete, le colorazioni su hydro sub sono Vabbè, due, nero praticamente ce li hai sia nuovi praticamente e blu. Cioè, che sono nuovi a seconda di quanto uno vuole che spendere. usati. Per chi volesse risparmiare qualcosa, non ha ovviamente la necessità di avere un orologio in tonso, cioè da Sono scartare, sono tenuti perfettamente, sicché acquistate degli ottimi orologi, risparmiando qualcosa ovviamente rispetto all'offerta che vi potrei fare. nuovi. Una domanda ce l'avrei. Sì. E chi compra quelli usati, se la garanzia fosse scaduta, tu gliela rifai o no? Allora, Come questi qui funziona? sono tutti orologi che hanno ancora una parte di garanzia. Sappiate che su tutti gli usati che comprate, per normativa io vi rilascio un anno di garanzia Allora, aggiuntiva. perfetto Che così. qualcosa sarà ancora coperto da casa madre, quello che cede dal periodo, se dovesse essere già finita tutta, intervengo io con l'anno aggiuntivo. Qua è spettacolo, ragazzi. Guarda, Questo guarda, guarda qui come è è sottile. bellissimo. Guarda il bracciale. Cos'è Allora, questo? Leather. questo qui Ah. dove aggiungi le maglie, che le ho ancora nella confezione. Ha ancora 5 maglie da aggiungere, sicché è completo. L'orologio posso dire che è un pari nuovo, sicché non ci È sono. sottilissimo perché c'è il calibro È 2892 fantastico. dentro. È una delle marche sottovalutate in Italia. Ci sono paesi all'estero dove le mangiano veramente, e purtroppo in Italia è considerato un orologio della storia, delle memorie storiche, e non viene considerato. E purtroppo è un marchio che ad oggi non si è rinnovato molto, però il suo design estetico è ancora attualissimo, bellissimo secondo Peccato per le lingue romaniche, a me non è che mi fanno impazzire, però. me. E l'oro. Sì, ma finché, no, finché sono i dettagli così, no, no, mi piace loro così. A me c'è, io lo piace. Poi. Poi rimaniamo sempre, ovviamente, facciamo una scala di Chi è prezzo. quel matto che ha dato. Allora, qui abbiamo. Facciamo vedere questo, Ah. lo facciamo vedere. E so già che forse lo Cos'è, vuole 3x6? pieno. No, lo prendo, Giacomo, lo prendo, lo Allora te lo prendo. faccio neanche Ma sì, vedere. fallo vedere. Allora, questo era un traversetolo dell'Everard. Ovviamente il traversetolo lo conoscete un po' tutti. Carica manuale,
quadrante molto militare, grande di dimensioni. Però è un orologio che fa parte della storia di Eberhard. A me piace sempre tanto, addirittura nella versione così, fondello chiuso, perché nelle versioni più recenti si può avere anche con il fondello aperto, però io così lo preferisco rispetto a tutti gli altri. Anche io, infatti lo prendo. Perché si chiama traversetolo? No, ora me lo spieghi, io prima compro e poi mi spieghi le cose. Va bene. Ma chi è quel matto che ha dato dietro questo? E beh, chi è questo? Questo qua, questo qua è qualcosa di eccezionale. È un predecessore dei Capitan Cook come le conosciamo oggi. Ah, sì? Sì, il primo Capitan Cook che è stato rimesso nell'orologeria moderna in produzione era lui. È bellissimo. Che è un orologio che arriva dagli anni, ovviamente, fine anni 60, e è particolarissimo, ovviamente molto grande di dimensione, però a me mi fa impazzire. Tra l'altro questo... È un usato che ho ritirato pari al nuovo, il cliente l'ha messo nella scatola, non l'ha mai portato, e tanto è anche un orologio che aveva un prezzo di listino abbastanza importante. Captain Cook 220 metri, pensa sì. Un po' alla stranezza, con la bag interna girevole, colorata per farti vedere i primi 15 minuti, no? Allora, pur essendo molto molto grande di dimensioni, se non mi sbaglio è quasi un 47 mm, davvero? Sì. Si porta benissimo perché non ha praticamente le anse. La cassa è totalmente tonda, sicché è un 47 quasi per 47. Questo qua ti sta benissimo, bello, bello, bello. Oh, sì, è un orologio che a me... Proviamo un orologio gigante con un cinturino tecnico. È un tool watch. Guarda che bello che è, mamma mia. Orologio. Mamma mia, è uno spettacolo. Io lo adoro. A me mi fa impazzire. Che ore sono? No, sì, si vede bene. Allora, sì. Vale, se gli occhiali. Oh, poi, dicevo, chi è che ha quel matto che ha dato dietro il... Ultracron, che è ancora una novità Longines. Cioè, si può definire ancora una novità, abbiamo già l'usato, per il cliente era troppo grande di dimensioni, tra l'altro questa era una edizione iniziale, è quella che aveva sempre la box edition, sicché all'interno della scatola troverete il doppio cinturino in tessuto nato e da poter intercambiare con lo scatolone tutto com'era. Purtroppo la versione con la box edition oggi non è più disponibile. Ora te mi devi togliere una curiosità. Sì. Questo qua che ha dato indietro questo orologio, sì. Cosa compra? Allora lui ha comprato, non me lo ricordo. Uno Swatch. Ha fatto qualcosa di costoso. Sì. Un bravo. Sì, sì. Vabbè, tanto se esisti, scrivicelo qua sotto nei commenti cosa hai comprato al costo di questo, perché sicuramente stai guardando. Poi cominciamo a salire un pochino più di livello. Non so se l'avevamo già fatto vedere. Non ricordo. Ma scusa, quando noi parlavamo, te mi avevi detto che era quello versione per le Olimpiadi. Io quello per le Olimpiadi mi immaginavo che avesse... tutti gli anelli sul quadrante. No, questo è il 1957, quassiale. Cavoli, se è bello. È uno dei primi quassiali. Dovrebbe avere il calibro. Tra l'altro con quadrante brodarro, perché aveva le lancette, vedi, col freccione sopra. No, non ho capito. O il 3303 o il 33, non mi ricordo. Cavoli, che bello sto qua. Uno di quelli bianchi super leggibili. A quanto lo vendi questo? Questo qui intorno ai 4.000 euro. Ovviamente scatole, garanzie, la mia garanzia aggiuntiva, tutto quello che poi ovviamente serve per corredare l'orologio. Bel colpo sto qua, bello sai. E poi andiamo a Rolexino. Devi togliere la curiosità, chi è che ha dato indietro questo per comprare cosa? No, allora, chi ha dato indietro questo si è comprato, veramente questo me lo ricordo, anche perché è un amico, e ha comprato veramente un bello orologio che si è portato a casa uno Zenith. Un bel cambio, bella meccanica, bello orologio e... Sinceramente è passato davvero un orologio, seppur importante, però molto molto commerciale, ad avere un'esclusività di mercato, perché a mio parere Zenith tecnicamente è nettamente superiore a Rolex. Hai ragione. Poi se vogliamo parlare di blasone, cioè di quello che rappresenta il marchio, del numero pezzi prodotti, della vendibilità mondiale, possiamo affrontare mille argomenti. Noi sappiamo tutti ovviamente l'importanza che ha Rolex sul mercato, però a livello tecnico lui si è portato a casa un orologio veramente
top. Ma sì, un Rolex in collezione magari lo vogliono tutti, però poi dopo anche, cioè, da 16.570 sì, no, la referenza. Secondo me 16.570. Sì, 16.570. Bianco, detto Pola. Sì, tra l'altro questo qui lo abbiamo già revisionato tutto, ah, noi, sì. L'abbiamo già, gli abbiamo già fatto il restyling. Che cosa consiste il restyling? Abbiamo tolto quei piccoli segnetti del tempo che ovviamente si formano portando l'orologio e l'abbiamo ovviamente riportato in uno stato non di nuovo, perché ovviamente non è uscito di fabbrica, però gli abbiamo ricreato tutte le sue satinature, tutte le sue bisellature, tutto quello che serve. C'è anche la protezione antizzappa. Sì, sì, quello lì l'abbiamo lasciato ovviamente per non far sgraffiare la ghiera, che è la parte più sensibile. Explorer 2. Abbiamo visto che delle chicche, ecco, proprio, bravo, sì, bravo, sì, Giraffo. Sì, sì. Si è promosso anche te, proprio anche Giraffo. Grazie. Va bene, dai ragazzi, io qua direi che possiamo anche... Cosa guardare te? Io niente, ho paura. Va bene, la mia macchinetta. Va bene. Oh, eccoci qua ragazzi, come vedete siamo già pronti per i saluti finali, perché ci siamo stancati, Piero è stanco. Io ho comprato l'orologio. Ha comprato l'orologio? Ho comprato l'orologio. Vi faccio vedere poi dopo se l'ha preso veramente o no. No. Va bene, dai. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, spero vi sia piaciuto il video e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Bravo. Allora amici, eccoci qua con l'amico Piero, stiamo usciti dal buon negozio, dalla baracchetta degli orologi, e lui si è preso l'Eberer Traversetto, lo faccio vedere al polso. Sono entrato con un Gaga a Milano e sono uscito con un Eberer. Allora, sai perché si chiama Traversetto? Perché? Perché è il nome di un paese in provincia di Parma, nel quale venne di un concessionario lì, di quella zona lì, che venne rapinato e venne ucciso, quindi gli hanno dedicato... Oh. E gli hanno dedicato l'orologino. Belli i tuoi occhiali da sole, mi piacciono. Mi piacciono molto, lo sai? Sì, perché... Hai dei begli occhiali da sole. Che noi VIP... Vabbè ragazzi, è finita qua, dai, ciao!